In ogni guerra c'è un prima, un durante e un dopo. Nel prima si riempiono gli arsenali e si costruisce la cultura della guerra, che è quella che rende accettabile uccidere e morire per una causa. È un passo necessario la cultura della guerra, perché massacrare altri esseri umani non verrebbe naturale a nessuno. Poi c'è il durante, c'è la guerra. Salgono i toni del linguaggio, tutti ti chiedono con chi stai. Oggi ci siamo messi tutti nel metto come se fossimo in Ucraina, ma non siamo lì e perciò abbiamo il dovere di rimanere lucidi, di distinguere l'emozione dall'informazione e di ragionare su tutte le soluzioni possibili, anziché iniziare e finire sempre solo con quante armi mandiamo. Nel durante della guerra ci sono le vittime, i profughi, le sofferenze dei civili e la solidarietà per fortuna, ma solo per alcuni. È giusto, è sacrosanto metterci nei panni degli ucraini, però ci viene più facile, perché sono i nostri panni, perché ci assomigliano, inutile girarci attorno, anche perché sono bianchi. Ma non riusciamo a sentire allo stesso modo il dolore degli altri, delle guerre aperte in mezzo mondo, di chi finisce a morire nel deserto e in mezzo al mare. E invece dovremmo sentirlo questo dolore, e sentirlo sempre, ogni giorno, perché se ne fossimo capaci, poi non ci sarebbe la guerra. Nel durante si sente spesso dire: dove sono i pacifisti adesso, eh? Dove stavamo prima, dove stiamo ogni giorno, ad aiutare tutti quelli di cui ci si dimentica spesso? E il dopo? Se la guerra finisce domani, che facciamo? Tiriamo un sospiro di sollievo e ce ne freghiamo fino alla prossima guerra? Non dovremmo invece renderci conto che il mondo in cui viviamo insieme sul pianeta va completamente riscritto? Perché il disarmo nucleare, la smilitarizzazione, le conquiste dei diritti umani, la pace positiva, non sono una roba da buonisti. Sono solo l'uguaglianza e la giustizia che fondano la pace. Se vuoi la pace, preparati alla pace. Prima, durante e dopo.